Expo non solo problemi e polemiche, comunque anche iniziative di sostegno ai paesi in via di sviluppo. La ricerca dell'Università Bicocca sbarca alle Maldive. Sorgerà su un atollo delle Maldive il nuovo centro di ricerca dell'Università Bicocca di Milano. Una ventina di studenti che dal prossimo ottobre si occuperanno di energia, di ambiente marino e di sfruttamento sostenibile dell'ecosistema. È il frutto di un accordo siglato oggi con il governo maldiviano che si colloca nell'ambito delle iniziative a sostegno dei paesi in via di sviluppo targate Expo 2015. L'eredità che Expo Milano 2015 lascerà a tutto il mondo sarà una rete di centri per lo sviluppo sostenibile. Milano sarà il nodo centrale. Quello che oggi abbiamo avviato con questo accordo sarà il primo nodo della rete al di fuori del nostro territorio nazionale. Le Maldive affidano ai ricercatori italiani quanto hanno di più prezioso per sé ma anche per il pianeta. 1.000 miglia di barriera corallina, non meno importante per la vita delle foreste tropicali. Simply because it doesn't stick out. Solo perché il corallo non spunta fuori come le foreste, gli si dà meno importanza. Ma molti italiani che ci sono stati vi potranno testimoniare che la barriera è un vero giardino, è una foresta, solo che sta sott'acqua. È importante con l'aumento del livello delle acque, la crescita della barriera corallina diventa un aspetto estremamente delicato per il mantenimento dell'ecosistema. La gestione sostenibile del sistema marino delle Maldive e la formazione universitaria delle guide naturalistiche saranno i primi due corsi aperti a studenti europei e maldiviani.